un itinerario lagunare per gli studenti del Master in Cultura del Cibo e del Vino, per vedere, percorrere le tappe delle emergenze storiche architettoniche, ma soprattutto delle emergenze alimentari della laguna. Siamo qui a Torcello, primo insediamento lagunare del 694 d.C., un percorso al di fuori dei percorsi turistici, un percorso estremamente interessante che fa capire come si viveva in laguna e quali erano gli alimenti dei nostri progenitori lagunari. Con i ragazzi del Master siamo nella tenuta di Sant'Erasmo di Gastone Vio, soprannominato Momolon, dove c'è l'originaria uva d'Orona. I vigneti che sono alle nostre spalle sono di uva d'Orona che si è salvata dall'alluvione del 1966. L'uva d'Orona è un'uva tradizionale veneta, la sua storia si perde nelle cronache antiche, tanto che il nome qualcuno lo fa derivare dal colore giallo dorato degli acini, altri dal fatto che quest'uva quando matura veniva donata come dono regale al doge di Venezia. E qui abbiamo portato i ragazzi del Master per far vedere una delle emergenze importanti della laguna, gli orti di Sant'Erasmo. Sembra impossibile che a Venezia, in mezzo alla laguna, ci siano questi ambienti molto orticoli, molto verdi, che sarebbero più caratteristici di terraferma, ed erano da questi orti che partivano le primizie per le migliori famiglie, per le cucine delle migliori famiglie veneziane. È stato un piacere per me accompagnare questi studenti del Master. Io la vedo molto importante questa giornata per i ragazzi, perché loro poi che hanno finito un primo percorso di studi, che stanno facendo questo master e si stanno appunto avvicinando anche a conoscere la cultura del cibo, quello che ci sta dietro, eccetera, è importante anche, diciamo, tornare alle origini.
perché nel nostro ambiente lagunare, isole come questa, e qui siamo a Sant'Erasmo, sapere che da più di 1000 anni i processi di coltivazione sono più o meno gli stessi, dove ci sono queste prelibatezze come appunto il carciofo, e anche siamo immersi nelle viti, come quella che ci ha fatto vedere prima, questa uva d'Orona che è diventata un mito e speriamo sia anche un motivo di successo da parte di Gianluca Bisol per quanto riguarda la produzione e la vendita di questa uva, di questo vino che adesso lo assaggiamo, deve essere buonissimo. Quella di oggi che abbiamo sviluppato lungo itinerari lagunari è una classica lezione itinerante. Noi diciamo classica perché caratterizza la struttura di questo master, cioè di tenere lezione nei luoghi, e in questo caso il collegamento è stato sviluppato tra un luogo con una storia lunghissima che è la Laguna di Venezia, col suo paesaggio, con le sue coltivazioni, in modo da legare quanto si produce nelle isole con la gastronomia veneziana, che è la gastronomia che è probabilmente la storia più lunga nel nostro paese. Questi momenti sono stati sottolineati di volta in volta da docenti con competenze diverse, e per cui l'itinerario in un ambiente piacevole tra i profumi, gli odori e i colori della laguna ha trovato anche un supporto di conoscenza che permetterà agli studenti poi di portarselo come bagaglio nella loro futura attività o in ristorazione o nelle cantine o nelle biblioteche o nei musei, perché questa è la prospettiva occupazionale che il Master in Cultura del Cibo e del Vino consegna ai partecipanti al Master stesso.